Ciao, grazie per vedere questo video. Ho voluto fare un paragone assurdo, attenzione alla parola, assurdo fra due macchine completamente diverse. Una è una macchina con motore elettrico e l'altra è una macchina con motore termico. Per farlo ho preso due video disponibili su YouTube. Uno è quello ufficiale della Tesla Model S P100D, prototipo chiamato Plaid, con propulsore a tre motori elettrici. Il video è stato fatto negli Stati Uniti a Laguna Seca nel 2019 e ha stabilito il record sul giro per una quattro porte. Per dare un'idea, il modello di serie che viene venduto sul mercato ha una potenza di 469 cavalli. Ho confrontato il test fatto da Tesla con un altro test realizzato sempre sulla pista di Laguna Seca nel 2012. Come riferimento ho preso una monoposto di Formula 1. Si tratta della Ferrari F2003, motore termico aspirato ad 845 cavalli, realizzata per il campionato del mondo 2003. Come ho detto all'inizio del video, si tratta di una comparazione assurda, ma proprio perché sono assurdi questi confronti fra auto con tecnologie diverse che spesso vengono proposti su internet. Ho fatto partire il video della Formula 1 dalla linea di partenza usata da Tesla per il riferimento cronometrico. Buona visione. Quando la monoposto di Formula 1 finisce il giro, la macchina elettrica è indietro, quasi a due terzi del circuito. Com'è possibile? La monoposto di Formula 1 è una macchina con aerodinamica assetto e motore sviluppati per le competizioni sportive. La vettura elettrica invece ha altre caratteristiche, tra cui l'elevata coppia motrice in accelerazione, fattore che rende queste macchine molto scattanti, quasi alla pari delle vetture super sportive a motore termico vendute sul mercato. In conclusione, i confronti prestazionali fra auto elettriche e auto termiche non hanno senso.